Sgomento, paura, speranza, sono probabilmente queste le emozioni che si susseguono quando una famiglia in modo inaspettato si trova a vivere un evento tragico e si deve confrontare con una vita diversa. La vita appesa a un filo, il coma, lo stato di incoscienza, il buio profondo. La storia che stiamo per raccontarvi è la storia di Max Tressoldi, un ragazzo la cui vita è stata stravolta in un attimo. Era il 15 agosto del 1991 e oggi qui siamo noi, sua mamma Lucrezia, ha accettato di rivivere con noi e con la nostra Gabriella tutti i momenti di quella drammatica esperienza. Sì, grazie e benvenuta Lucrezia Tressoldi e grazie per aver accettato il nostro invito e per condividere la sua storia. Grazie a voi. Allora, torniamo alla mattina di quel 15 agosto 1991, suo figlio che all'epoca era ventenne, era partito per le vacanze, lei era in casa alla periferia di Milano, con suo marito, con i suoi figli. Alle 7 del mattino uno strano risveglio. Sì, dormivo tranquillamente perché sapevo di quello che dovevo fare la mattinata. Ad un tratto ho sentito un rumore fortissimo, che ho fatto uno sbalzo dal letto perché non era troppo forte, per cui ho detto è successo qualcosa fuori, tirando su le tapparelle e tutto, ma fuori c'era un silenzio che era incredibile. Non dico, ma cos'è successo? Io il rumore l'ho sentito. Ma tra l'altro avevo il cuore che mi veniva fuori dal petto, dal dolore, dal rumore che questo mi aveva procurato. E comincia a girare per la casa e quella mattina, e intanto suo marito era ancora a letto, anche i ragazzi, e lei doveva andare con suo marito alla casa dell'anziano per accompagnare alcuni degenti alla messa. Avevate fretta, eravate un po' in ritardo e il telefono comincia a squillare. E sì, stavo chiudendo la porta, ma ad un tratto ho detto no, rispondo perché c'era mio figlio e mia figlia in vacanza, era il primo anno che facevano le vacanze da soli, dico devo vedere, magari chiamano per farci gli auguri, ma dentro di me c'era sempre questa agitazione forte. Rispondo al telefono e c'è un'infermiera che mi dice che prima ha chiesto se era a casa Tressoldi, ho detto sì sì, è a casa Tressoldi, le dico che c'è suo figlio in gravissime condizioni all'ospedale di Melegnano, dico cos'è, uno scherzo? Ricordi che mio figlio è in vacanza, è impossibile che si trova qui a Melegnano, che mio figlio è a Vieste, è veramente di cattivo gusto. Dice signora, guardi che suo figlio è gravissimo, tra l'altro mi ha letto poi tutta la sua carta d'identità e la carta d'identità. Quindi a quel punto lei si convince e corre con suo marito all'ospedale, però con quella sensazione insomma che ancora in qualche modo si dovesse trattare di un qualche sbaglio. Arriva al pronto soccorso, ci sono tanti ragazzi, non c'erano gli amici di suo figlio, quindi un po' si rassicura inizialmente. Eh sì, dico, sicuramente gli avranno rubato la macchina e magari aveva dentro i documenti. E quando invece il dottore si presenta alla porta per portarci dentro a vedere chi è questo ragazzo, era Massimiliano. Che aveva avuto un incidente d'auto e che a quel punto con grande urgenza viene trasportato in un altro ospedale. E voi lo seguite e qui che cosa vi viene detto? Quali erano qui, le condizioni di Massimiliano? Le condizioni di Massimiliano, non c'era più niente da fare. Lui era gravissimo, era andato in coma profondo, per cui non c'era più speranza per lui. L'hanno portato in terapia intensiva e i dottori ci hanno detto voi andate pure a casa, preparatevi, vi chiameremo, quando in pratica il ragazzo, se succedeva che in quella nottata lì il ragazzo moriva. Per cui noi siamo dovuti andare a casa a prepararci, a sentire, a chiamare anche la figlia, a chiamare qualcuno. Però dentro di lei, dentro di sé, non era convinta che non ci fosse nulla da fare, fosse la risposta da accettare. Ma perché a quel momento lì ho tirato fuori gli oggetti che mi hanno dato all'ospedale di Melegnano, un sacchetto con tutti gli oggetti di Massimiliano, la tuta, il portafoglio, e c'era dentro questo orologio. Questo orologio io lo prendo in mano ed era fermo alle 7 della mattina. Sicuramente Massimiliano in quel momento mi stava dicendo mamma mia cosa mi sta succedendo, proprio mentre lei si svegliava, mentre con quel io senso di batticuore. Per cui ho messo al polso l'orologio di Massimiliano e l'orologio andava. Allora ho detto a mio marito guarda che caso, l'orologio si è fermato alle 7 e funziona, stai tranquillo, ho detto a mio marito, che vedrai che Massimiliano si riprenderà. Lei poi è una donna anche dalla fede molto profonda, quello immagino che in qualche modo l'abbia sostenuta e aiutata a sperare?
Ma io in quel giorno lì ho detto, guarda, non so in che, ho detto, che progetti vi siete fatti. E mi rivolgevo a lei, alla Madonna, perché era il giorno della Madonna Assunta. Ho detto, non so che progetti vi siete fatti sia te che tuo figlio. Massimiliano non doveva nascere l'8 settembre ed è nato l'8 settembre, che è sempre la festa della Madonna. Questi incidenti, il giorno della festa ancora della Madonna, dico una cosa è certa, io lotterò per mio figlio. Finché ve lo lascerò andare, ma io lotterò per il mio figlio. Grazie, lei ha lottato molto e ancora lotta, va detto. Alcuni mesi in ospedale, poi lei prende una decisione, d'accordo naturalmente con suo marito, anche quella un po' forzando il parere dei medici, perché decide di portare suo figlio nelle condizioni gravi in cui si trovava, uno stato vegetativo praticamente, a casa e di accudirlo lei personalmente. Sì, perché mi sono accorta in ospedale che mio figlio lo stavo perdendo giorno per giorno. Non c'era più niente da fare, cioè il lavoro su di lui era una nullità in ospedale, per cui era inutile che lo lasciavo. Io ogni volta che andavo alle 11 la mattina me lo trovavo sempre peggio. E poi gli ho salvato la vita in ospedale due volte, ho fatto il tempo ad arrivare in ospedale e salvargli la vita. Insomma, lei lo porta a casa. Sì. In che stato era Max quando l'ha portato a casa e poi come ha fatto? Perché, insomma, come ha fatto ad accudirlo? Chi vi è stato accanto in tutti questi anni? Allora, nel momento che ho preso la decisione di portare a casa Massimiliano, ho riunito tutti i suoi amici, perché Massimiliano giocava a calcio, era un ragazzo dell'oratorio, per cui ho riunito tutto il suo gruppo degli amici e ho detto, ho deciso di portare a casa Massimiliano. Voi tutti dovete aiutarmi, perché con il vostro aiuto sicuramente Massimiliano ce la farà. Per cui gli amici di mia figlia, gli amici di Massimiliano, li ho riuniti tutti, una signora ci ha dato un esempio, in pratica le prime cose che potevamo fare come fisioterapia, per cui... Poi avete proseguito così. Ho proseguito così. Però va sottolineata la grande difficoltà per Lucrezia, per la sua famiglia e per tutte le famiglie che si trovano ad assistere una persona che è in uno stato vegetativo, per accudirla, per lavarla, per darle da mangiare. Che segnali dava suo figlio? Lo vedevate cambiare giorno per giorno, anche fisicamente? Dunque, io quando ho portato a casa Massimiliano, Massimiliano aveva le ginocchia attaccate proprio al petto. Lui era piegato così, come se fosse stato ancora nel feto della mamma. Da tanto la paura che aveva. Ci siamo accorti che Massimiliano alla sera, l'ho portato a casa che erano arrivate le 12 di mezzogiorno, per cui fino alla sera, alle 10 di sera, Massimiliano le sue gambe le aveva già distese. Massimiliano in ospedale aveva le crisi vegetative, dove era sempre bagnato completamente. Insomma, lei si è convinta che Massimiliano avesse bisogno della sua famiglia, dell'ambiente domestico. Il 28 dicembre del 2000 accade qualcosa di travolgente, di dirompente, qualcosa in cui lei aveva sempre sperato. Ci ricorda esattamente che cosa è accaduto, che cosa ha fatto lei quella sera? Dopo tanti anni è stata veramente una dura lotta, dove veramente venivo anche spesso... ti denunciamo e quello che stai facendo non è giusto, trascuri la famiglia e tutto, per cui ero andata veramente in crisi. Lei era stremata nel 2000, per cui mettendola a letto quella sera lì ero veramente stanchissima. Ho detto, guarda, questa sera io non ho nessuna voglia né di pregare né di farti il segno della croce. Se vuoi farti il segno della croce stasera te lo fai tu. Ed ecco che il tempo di girarmi, Massimiliano tira su il suo braccio così, si segna così, si fa il segno della croce e mi ha tirato proprio con un abbraccio a sé, abbracciandomi proprio, dove mi ha lasciato proprio senza parole. Lei che cosa ha fatto? I suoi figli? In quel momento non avevo neanche la voce, no, i figli non erano in casa. C'era in casa il marito che era nell'altro soggiorno, per cui dice, ma che strano, stasera sto rosario non finisce più. E allora si avvicina, perché io non riuscivo a chiamarlo, perché la voce si era bloccata. Per cui si avvicina, gli ho fatto con la mano, vieni. Allora ho detto, Max, prova a fare a papà quello che hai fatto alla mamma. E lui si è rifatto il segno della croce. Signora Lucrezia, lei ce l'ha detto, era arrivata allo stremo, non ce la faceva più. E tuttora, diciamo, perché questo lo sottolineeremo anche nel corso della nostra trasmissione, le fasi del recupero, della riabilitazione per suo figlio Massimiliano sono difficili. Allora, come si fa ad affrontare una prova così? Con quali risorse? Come si sopravvive? Come si fa a non crollare? Non ci vogliono grandi risorse, ci vuole l'amore della famiglia, ci vuole essere veramente umili e avere veramente tante persone che riescono a capire e ad aiutarti. Quando ci sono gli amici e l'amore della famiglia,
la fatica alla sera non la senti la più. La comunità. Sono passati 16 anni, pensate, da quel 28 dicembre 2000. Oggi Max in che condizioni è? Oggi Massimiliano, fortunatamente, a continuare a fargli sempre lavorare. Continuo a chiamarlo Max. Ecco, Max, sì. Massimiliano riesce a parlare. Quello che la scienza diceva di no, Massimiliano riesce, nonostante sono passati dal suo incidente adesso 25 anni, lui continua ad avere miglioramenti e continua a darci delle belle soddisfazioni. Il 7 marzo del 2012 siete andati a trovare Benedetto XVI. Era un desiderio, insomma, che veniva coronato. Gli avete consegnato un libro intitola Adesso vado al Max. Perché avete deciso di raccontare al mondo, di condividere, insomma, col mondo, con tante altre persone, con tanti lettori, la vostra vicenda? Ma perché ritengo che le famiglie che si trovano nelle condizioni come noi non devono perdere la speranza, non devono farsi togliere la speranza. I dottori devono fare il loro lavoro e la famiglia è obbligata a fare il proprio lavoro, deve credere e andare avanti su queste persone. Naturalmente non tutte le vicende possono avere un esito così felice, però è importante questo senso di speranza. Io vorrei chiederle in conclusione, se, insomma, quando è accanto a Max, che, insomma, leggevo tra le carte ogni estate, tornando, fa qualche progresso, insomma, sì. Le capita di cogliere, di rivedere il ragazzo che era quando, insomma, c'è stato l'incidente, con la sua spensieratezza di quegli anni, e che cosa si augura, che cosa desidera che la vita riservi a suo figlio oggi? Ma io continuo a dire a Massimiliano che, visto che la voce sta venendo fuori, perché no, ho detto, puoi anche camminare. Adesso riesce ugualmente a metterti in piedi da solo e riesce a rimanere attaccato anche da solo. Le possibilità di camminare ce le hai, per cui dovrai fare anche quello. Io ringrazio tantissimo Lucrezia Tresoldi e tanti auguri a tutta la sua famiglia, soprattutto a Massimiliano, a Max, a voi. Grazie a Lucrezia Tresoldi per aver condiviso con noi la sua storia. Voglio ora presentarvi gli ospiti che insieme a me hanno ascoltato la storia di Lucrezia Tresoldi. Do il benvenuto a Don Carmine Arice, direttore dell'Ufficio Nazionale della Pastorale della Salute della CEI. Bentornato. Buon pomeriggio. Siamo grazie. Noi. Un bentornato che rivolgo anche a Rita Formisano, direttore dell'unità post-coma della Fondazione Santa Lucia di Roma. Grazie per essere con noi questo pomeriggio e grazie a Giuliana Sancini, che tra poco ci racconterà la sua storia, per fortuna, a lieto fine. Benvenuta. Grazie. Allora, Don Carmine, abbiamo ascoltato la storia di Lucrezia, una bellissima storia. Secondo me è una lezione, no? Per tante famiglie che si trovano in condizioni simili. L'importanza della fede, affidarsi alla fede, è emerso con chiarezza nelle parole di Lucrezia. Io però vorrei chiederle, Don Carmine, quali sono le parole della fede davanti a una situazione così difficile? La fede, come ripeto sovente, soprattutto in queste situazioni, non è un atto magico. Tante volte sento persone che stanno in situazioni difficili che dicono: ma io credo, io prego, come mai non succede nulla? No, non è un atto magico. La fede è una chiave interpretativa per poter vivere alla luce del Vangelo l'esperienza che si sta vivendo, gioiosa o dolorosa che sia. In questo caso la fede di questa mamma straordinaria, che davvero ringraziamo per la testimonianza che ci ha dato, è diventata una forza nel credere intanto nel valore e nella dignità di una persona, al di là di come questa persona si pone. Certo, il fatto che sia suo figlio è un valore aggiunto, ma questo non c'è dubbio. Però la fede ci dà quella luce per capire che ogni persona ha una dignità intrinseca che non è data dalla modalità con cui questa persona si può relazionare o meno con noi, ma per il fatto stesso che è figlia di Dio, che è immagine di quel Dio che porta impresso nel suo cuore. E direi questo è un valore anche antropologico, perché qualora noi dovessimo dire che c'è un come che precede un perché, noi mettiamo in dubbio che ogni persona a questo mondo abbia dignità di poter esistere. Cioè non è il modo con cui siamo al mondo che ci dà dignità, ma per il fatto stesso che noi esistiamo siamo carichi di dignità umana. Quindi la fede allora ti dà questa luce ulteriore e ti carica anche di speranza, perché no? Se questa mamma non avesse avuto speranza che le cose si sarebbero evolute, probabilmente avrebbe accompagnato Massimiliano, ma con meno forza, con meno
con meno decisione nel credere che qualche cosa poteva succedere. Don Carmine, quando una persona si risveglia dal coma si parla di miracolo. Io so che lei ha qualcosa da dire a proposito. La Chiesa che cosa intende per miracolo? Ma guardi, miracolo è quando una guarigione avviene in modo inspiegabile, quando la scienza non può spiegare come mai è avvenuto quello che è avvenuto, qui possiamo parlare di miracolo, per dirlo in modo molto molto semplice. La Chiesa va molto adagio a dire che un evento è un evento miracoloso. Certo che nei Vangeli troviamo racconti di guarigioni improvvise e nella storia della Chiesa, nella storia di questi 2000 anni, miracoli ne abbiamo avuti, gente che non camminava e si è messa a camminare, osteosarcoma di un'anca, ho presente uno di Lourdes in modo particolare che viene improvvisamente ricostruito e via dicendo. Attenzione anche qui, però il miracolo è un segno, il miracolo non è un atto magico che è avvenuto per chissà che cosa, è un segno che l'Eterno Padre dà come, come dire, come messaggio di una presenza che accompagna l'uomo. Tutte le persone miracolate, anche quelli dei Vangeli, poi moriranno. Quindi è un miracolo che va compreso nella logica dei segni della salvezza, altrimenti sono delle grandi prese in giro. Penso al paralitico che per 38 anni nel Vangelo ci dice che è rimasto lì su quel letto, viene guarito, l'età media lì era poco più di 40, pochi anni dopo muore. Ma perché lo fa guarire che poi lo fa anche morire? Cioè è un segno di una presenza, è il segno di una salvezza che ci viene data. Allora, Don Carmine, io lo interrompo per qualche istante, perché prima di proseguire vogliamo coinvolgere i nostri telespettatori. Simone. Come sempre potete condividere con noi le vostre opinioni, ma soprattutto le vostre esperienze. Oggi vi chiediamo se vi è mai capitato di assistere un vostro familiare in coma o in stato vegetativo. E chiaramente potete raccontare, se volete, qual è stato il vostro percorso, le vostre gioie o le vostre difficoltà nell'accudire chi vive in stato vegetativo. Come sempre potete lasciare un messaggio in segreteria all'800 22 88 96 oppure potete mandare una mail a siamonoi@tv2000.it, potete commentare sulla nostra pagina Facebook o mandare un tweet a @siamonoiTV2000. Grazie Simone. Allora, professoressa Formisano, abbiamo sentito raccontato dalla mamma la storia di Massimiliano Tresoldi che si risveglia dopo 10 anni. Ecco, che cosa accade dal punto di vista scientifico quando succede una cosa del genere? Come ci diceva, ci ricordava appunto prima di parlare di miracoli, fortunatamente queste cose possono avvenire. Ora è chiaro che la storia della signora Lucrezia è una storia che io ascolto da 30 anni da tantissimi familiari. Questo però perché avviene? Non perché i medici vogliano essere pessimisti, ma perché nell'esperienza di tanti miei amici rianimatori mi raccontano che preparare alla notizia negativa e poi avere la notizia positiva è sempre più facile che non il contrario. Perché dico questo? Perché è importante anche sottolineare che il cervello è un organo meraviglioso di cui conosciamo ancora molto poco rispetto alle potenzialità di recupero, ma una cosa per certo, dopo decenni diciamo, di lavoro in questo campo, posso dire che la famiglia ha un ruolo fondamentale. Quando io sentivo parlare del interrompere o non interrompere dopo qualche anno la idratazione e la nutrizione, devo dire che dopo 32 anni a me non è mai capitato di avere esperienze di questo tipo, ma semmai il contrario. Cioè la famiglia non si arrende mai, non è mai abbastanza quello che hai fatto, quello che fai e quello che farai. E io posso anche dire che non ho mai avuto un mio paziente che è tornato a casa, anche in condizioni di stato vegetativo, stato di minima coscienza, che non abbia continuato nel recupero, magari piccolo, magari di segnali come può essere un sorriso, o magari può essere riuscire un piccolo assaggio per bocca di un cucchiaino di gelato o una punta del caffè, ma davvero è a volte il ritorno a casa è quello che poi fa la differenza. Perché? Semplice. Perché la riabilitazione, per quanto complessa e articolata possa essere, non avrà mai quel rapporto di uno a uno o uno a molti, come ci ha infatti insegnato Lucrezia ci accennava. Come ci ha insegnato Lucrezia, uno a molti, perché questo è il vero miracolo, che gli amici non si disperdano. Perché io, la mia esperienza è che in rianimazione ci sono 1000 amici, da noi in riabilitazione intensiva ce ne sono 50, a casa ce ne sono molto pochi.
Questo è importantissimo e riprenderemo questo tema che ci ha suggerito intorno al tavolo. Volevo che ci aiutasse a orientarci, perché a volte anche noi, insomma, giornalisti utilizziamo dei termini impropri. Sì. Esiste un coma reversibile, un coma irreversibile, lo stato vegetativo dove si colloca? Allora, per evitare questa parola di coma reversibile e irreversibile, una volta si parlava di coma de passé, per dire che era oltre il coma, adesso si chiama morte cerebrale, correttamente, perché così non si fanno confusioni. Perché la morte cerebrale è quando si può procedere nella donazione d'organi. Questo è importante, perché fare confusione tra il coma e la morte cerebrale riduce di molto la possibilità di tante giovani e meno giovani che aspettano la possibilità di un trapianto di organo. Quindi o si è in morte cerebrale o si è in coma. In coma si è nella fase acuta, cioè la storia naturale di un coma dura al massimo 3-4 settimane, poi tutti riaprono gli occhi. E lo stato vegetativo quindi è la fase successiva? È la fase successiva in cui dopo 3-4 settimane di coma, ad occhi chiusi dico io, si riaprono gli occhi ma non si recupera la coscienza. Cosa significa? Che tu hai gli occhi aperti ma li hai persi nel vuoto, cioè non sei in grado di raccogliere quegli stimoli emozionali. Quindi ha o non ha un rapporto con il mondo esterno? No, lo stato vegetativo no, ma lo stato vegetativo non è una condizione irreversibile, anzi la maggioranza degli stati vegetativi evolvono verso quello che si chiama stato di minima coscienza, che è una condizione in cui invece si ricomincia a recuperare il contatto con l'ambiente esterno. Ha fugato esterno. Veramente i nostri dubbi. Don Carmine, ma quanto è difficile per un familiare ritrovarsi ogni giorno andando ad assisterlo con un familiare in un corpo inerte? È molto difficile, come è difficile ogni situazione in cui abbiamo una malattia cronica e per cui, non so, quando una persona si ammala di Alzheimer, per esempio, è tutta la famiglia che in qualche modo si ammala di Alzheimer. In questo caso, quando una persona entra in questa situazione, è tutta la famiglia che ne viene coinvolta. Quindi è un dramma per lui ed è un dramma per la famiglia. Per questo è veramente, c'è la testimonianza sentita, ce l'ha insegnato, è importante declinare il verbo accompagnare a 360 gradi, accompagnare più che la persona malata, certamente deve essere stimolata e qui la dottoressa può dire meglio di me in tanti modi, ma accompagnare la famiglia a continuare a sperare, anche questo è terapeutico per la famiglia e viene trasmesso poi alla persona malata in modo indiretto. E perché non si sentano soli? In fondo questo è il compito che ha la comunità umana, mi viene da dire anche quella cristiana, dire ci sono, ci siamo. E questo è impegnativo. Io ho visto che quando le malattie si cronicizzano, col passare del tempo la fedeltà di una presenza diventa molto rara. È una perla preziosa. Che si disperdono, che diceva la professoressa. È una perla preziosa molto rara, per cui solo le persone nobili sanno poi essere fedeli nell'amicizia nel tempo della prova. Solo le persone nobili. Ma vorrei aggiungere a proposito della riabilitazione, però, che questa è una popolazione relativamente recente di pazienti, cioè fino a 30 anni fa solo un terzo sopravviveva alla terapia intensiva e a storie come questa. Adesso si è invertita la percentuale, sono due terzi che dovrebbero aver bisogno di riabilitazioni complesse e con una esperienza multidisciplinare molto particolare. Allora questo si sposa malissimo con la necessità della sanità di fare i conti, perché ovviamente non solo hai bisogno di una complessa struttura, ma hai bisogno di tempi più lunghi di quelli che invece i tempi del razionalizzare, come si usa dire, la spesa sanitaria naturalmente pretenderebbe da noi. E quindi noi operatori sanitari ci troviamo a fare il compito che mi dilania di più, è selezionare i pazienti con maggiore possibilità di recupero, perché naturalmente la mia responsabilità è dare una chance, io vorrei darla a tutti ovviamente questa possibilità, ma se io ho poi dei tempi di ricovero che durano mesi, naturalmente io devo calcolare quante nuove richieste da tutte le rianimazioni di tutto il centro sud mi arriveranno in quel periodo. Quindi se io faccio una selezione a vantaggio dei pazienti che posso aiutare con il mio intervento riabilitativo complesso, faccio il mio dovere sociale e mi dispiace.
dispiace quando sento naturalmente familiari disperati, certo, che mi dicono: quindi io mio padre che faccio? Lo butto. E queste sono per me pugnalate, lacerante, perché mi trovo ad essere giudice di un potenziale di recupero che credo di avere l'esperienza di poter giudicare, però c'è un però, però, perché davanti io a me ho una famiglia disperata, sia che quel ragazzo abbia possibilità di recupero, sia che quell'anziano non ne abbia. E questo naturalmente è per me il compito più difficile, e io dico sempre alle mie caposale suore: pregate perché io faccia le scelte giuste, perché naturalmente io non mi sento assolutamente infallibile, chissà quanti errori avrò fatto in 32 anni del mio lavoro. Il dramma è dover scegliere. È dover scegliere. È una realtà che ti mette nella condizione di dover scegliere. Questo dice una immaturità sociale, a mio parere, perché quando noi siamo coloro che decidono quando una vita vale la pena che sia vissuta e quando non sia vissuta, noi creiamo moderni lupi tarpei. Sa però padre, perché a un certo punto possiamo... Sa padre, perché io sono relativamente tranquilla, perché l'esperienza di Lucrezia è il mio fermo convincimento, nel senso che anche quei pazienti che magari non hanno accoglienza in un centro di riabilitazione ultraspecialistico, ma la famiglia ha il coraggio di riportarlo a casa quando è in condizione di farlo, io non sono affatto sicura che quel percorso dia meno chance. Questo faccia a chi ha chiarito quali sono i problemi seri, no? Perché non vorrei essere nei suoi panni a dover fare le scelte di cui lei ci parlava. La storia di Giuliana, Sancini, lei lo vedete, una ragazza giovanissima, appena 18 anni, ma una un'esperienza che l'ha segnata profondamente. Siamo nell'estate del 2015, siamo nel mese di luglio in Canada. Cosa è successo lì? Ero andata a trovare un amico, perché l'anno precedente avevo ospitato assieme alla mia famiglia questo ragazzo a casa per una settimana, e quindi, non avendo niente da fare quell'estate, ho detto: vabbè, dai, vado a trovarlo, così almeno faccio qualcosa durante l'estate. E sono arrivata a casa sua, ho avuto il tempo di mandare una mail a mia madre per descriverle lo sporco che c'era dentro quella casa, soprattutto in bagno. e il giorno dopo sono andata con lui a visitare un lago, e tornando indietro verso casa, lui non si è fermato a uno stop, è andato dritto, e dall'altra parte veniva un camion che stava svoltando ed è entrato dentro la macchina, da destra. Un incidente importante, no? Parecchio importante. Tu finisci in coma. Sì. Per quanto tempo? 45 giorni. Ti ricordi qualcosa di quei momenti? Di quell'impatto e poi di quello che è accaduto subito dopo? No, assolutamente niente, perché tutto il periodo del coma è un periodo nero. Io mi ricordo semplicemente di essere andata a letto una settimana prima di essere partita, e poi questo lungo sogno fino a quando mi è tornata la memoria. Nient'altro. Hai cancellato il resto? Ho cancellato il viaggio. Giuliana, ha dovuto recuperarlo? Sì, mi ricordo solamente un flash in aeroporto, visto che c'erano delle persone che mi stavano guardando mentre facevo colazione con mia madre, e allora ho detto a mia madre: ma mamma, guarda che non posso neanche fare la colazione in pace, perché c'è qualcuno che mi guarda. E quello era prima di mettere piede sull'aereo, pensate. Dal Canada i tuoi genitori riescono rapidamente a trasferirti in Italia, a Bologna, alla Casa dei Risvegli, ed è stato lì che tu hai aperto gli occhi. Sì. E cosa ricordi di quei momenti? Mi ricordo che mio padre stava preparando un sacco di roba da mangiare, perché lui ama fare da mangiare, soprattutto dolci. E perché il giorno successivo sarebbe stata la festa della Casa dei Risvegli, e quindi mio padre si stava organizzando in ogni modo per cercare quindi, di quindi insomma preparare. Un ricordo gioioso il primo sì un sacco, perché io amo mio padre che fa il cibo, perché lo fa molto buono. E quindi... insomma, il ritorno alla vita quotidiana è stato accompagnato da un profumo. Allora, dopo il risveglio hai dovuto intraprendere una riabilitazione, che insomma la dottoressa La stavo praticando già durante il coma, perché c'erano dei fisioterapisti che intanto mi muovevano per cercare di non tenermi lì morta su un letto, ma cercavano Quando poi ti sei risvegliata, sì, quali erano le funzioni che hai avuto bisogno di recuperare? Della parte destra del corpo, perché quando mi ero svegliata avevo una paralisi laterale a tutta la parte destra.
in quanto durante l'incidente è stata la parte più danneggiata del corpo, in quanto il camion è venuto appunto da destra. Ti aveva colpito da lì. Quindi, quanto tempo ti è servito per recuperare una vita normale? Perché questa ragazza è straordinaria, è riuscita addirittura a diplomarsi in corsa, a entrare, insomma, hanno iniziato a scuola. Ma insomma, con 80, che lavoro sì. è stato questo? Con 80, complimenti. Grazie. Quanto ci hai messo? Non lo so, è una cosa abbastanza... mi è venuto molto naturale. Perché sì, ho iniziato ovviamente dal secondo quadrimestre, perché all'inizio... fino a dicembre, ai primi di dicembre, riuscivo ad andare a scuola solamente il sabato. E quindi sono tornata a scuola durante tutte le giornate a gennaio, dopo le vacanze di Natale. Complimenti. Ma che brava. Grazie. La Giuliana. Grazie. Dottoressa Formisano, la riabilitazione, no? Sia sì. nei casi più semplici che in quelli più complicati, è importantissima. Che cosa si deve fare? Allora, la riabilitazione è la riabilitazione globale della persona, nel senso che arriva un paziente dalla terapia intensiva che ha una tracheostomia per respirare e ha un sondino nel naso, nello stomaco, che si chiama PEG, per l'alimentazione, e devono riapprendere tutto. Quindi riapprendere come si mangia per bocca senza strozzarsi, possibilmente. Quindi c'è un training che si chiama training deglutitorio, c'è una riabilitazione respiratoria che ti abitua pian piano a poter chiudere sempre di più la cannula fino a non averne più bisogno, c'è la riabilitazione neuromotoria, che è importantissimo, quello che ci ha raccontato questa storia, cioè già dalla rianimazione si dovrebbe cominciare la mobilizzazione, perché da noi arrivano pazienti già anchilosati nelle varie articolazioni, e a volte dico che invece di trasferire sempre il più precocemente possibile in riabilitazione, a volte con dei rischi perché magari il paziente ancora non è stabile, sarebbe molto più semplice avere un fisioterapista in tutte le terapie intensive, in tutte le neurochirurgie. Lei davanti a sé ha un libro, che sì, è una sorta questa di guida. È una guida che io ho scritto per un'associazione di volontariato che ho fondato insieme a dei familiari nel 92, ed è una guida che noi consegniamo ai pazienti all'ingresso, oltre ad una lettera d'accoglienza, dove è raccontato al familiare, non ancora al paziente, perché poi il paziente sarà in grado dopo di leggerla quando le cose vanno come noi speriamo, con tutto il percorso, dalla rianimazione al passaggio in riabilitazione al ritorno a casa. Quindi questa è una guida che tutti i familiari mi dicono l'avessi avuta in rianimazione, perché alla fine c'è anche un elenco importante di tutte le strutture che certo. possono accogliere davvero pazienti. Importante per orientarsi. Esatto. Grazie alla grazie professoressa davvero. Rita Formisano, grazie, grazie a Giuliana Sancini, Don Carmine Arice resta sì. qui con noi anche per la seconda grazie. Parte, perché continueremo a parlare di questi temi e vi racconteremo l'impegno di Fulvio De Nigris da quando è nata la Casa dei Risvegli dedicata al figlio Luca, e l'impegno di tutte quelle famiglie che combattono ogni giorno questo vero è proprio dramma. Tra pochissimo qui siamo noi. Grazie. Bentornati a Siamo Noi, al centro della puntata di oggi. Lo avete sentito, storie di uomini, di donne che hanno vissuto l'esperienza del coma, di chi ce l'ha fatta, ma anche di chi con amore ha dedicato gran parte della propria vita a stare accanto a famiglie che fanno i conti con questo dramma. Come sta facendo l'ospite che si è unito a noi, che ci ha appena raggiunti, benvenuto Fulvio De Nigris, direttore Buongiorno. Del Centro Studi per la Ricerca Associazione Amici di Luca. Ben arrivato. Grazie, grazie a voi. Benvenuto Fulvio. Io vorrei con lei tornare per un attimo indietro di parecchi anni, di qualche anno, che ci raccontasse di suo figlio, di Luca. Che problemi aveva suo figlio? Beh, Luca aveva problemi, un idrocefalo dalla nascita, quindi era in cura per una grave scoliosi, e poi fece un'operazione che purtroppo andò male e introdusse due genitori, io e Maria Vaccari, la mamma di Luca, nel tema del coma. Quanti anni aveva allora Luca? Aveva 15 anni e ha passato un coma in stato vegetativo di 240 giorni. Noi allora dovevamo andare all'estero perché in Italia non c'erano strutture in grado di curare un ragazzino di 15 anni, quindi facemmo una gara di solidarietà grazie agli amici di Luca che si formarono, e quindi andammo all'estero dove Luca si svegliò dal coma. Come si può svegliare un ragazzino che è stato tanti mesi in questa condizione, quindi con delle
disabilità che forse avrebbe avuto anche nel prosieguo della sua vita, e la notte tra il 7 e l'8 gennaio del 98 Luca muore nel sonno, quindi così come improvvisamente era andato in coma, così improvvisamente la mattina non si sveglia, quindi potete immaginare il dramma dei due genitori, ma anche una vicenda che era diventata pubblica, perché noi avevamo raccolto soldi. E l'associazione era nata nel frattempo, nata l'associazione, Amici di Luca. E quindi avevamo anche un residuo di fondi da destinare a un altro ragazzino, e allora venne questa idea di provare a creare una struttura che fosse in grado di curare il coma. E quindi con l'azienda OSS di Bologna e il Comune di Bologna nacque il progetto della Casa dei Risvegli dedicata a Luca. E dal 98 al 2004 la casa è nata, forse con quel miracolo di cui si parlava prima, quel senso di cambiamento e di aiuto che Luca ancora oggi ci insegna. Dunque l'inaugurazione nel 2004, come lei ci diceva prima, ci può dire ai nostri telespettatori chi sono i pazienti ricoverati alla Casa dei Risvegli? Beh, gli ospiti sono persone che sono in stato vegetativo, minima coscienza, in una fase di risveglio. La struttura è diretta dal professor Roberto Piperno, ha un centro studi per la ricerca sul coma e ha tutto un indotto di attività che fa l'associazione, la cooperativa Per Luca, che è integrata nel percorso riabilitativo. Quindi noi abbiamo veramente un percorso Coma to Community che fa dei Bologna e dell'Emilia un'eccellenza italiana. Un progetto che è andato anche in Europa grazie al progetto Lucas con Future CSI. Ecco, questo è importante perché appunto c'è una comunità che si muove attorno, anche attorno alla persona che è lì ricoverata, dove la famiglia assume, come dire, un ruolo da protagonista, esatto, viene coinvolta. È un ruolo centrale perché la struttura è pensata come moduli abitativi, quindi si sta un po' come in casa, pur essendo un ospedale. Quindi la famiglia è al centro della terapia, è una risorsa, è tutto il sistema famiglia che viene curato, quindi non soltanto la persona con esiti di coma, ma la famiglia che ha un trauma molto grosso. Certo. Anche Giuliana, che abbiamo visto prima così bella e solare, ha dietro di sé due genitori straordinari che hanno vissuto momenti anche di sconforto, che hanno superato in maniera egregia grazie proprio anche a questo percorso che hanno fatto insieme a noi, e anche loro, solo con il padre Claudio, sono testimoni oggi di un'attività e di un'associazione che continuamente è alla ricerca di fondi, ma anche di attività interessanti e integranti per la famiglia. Ecco, Donari, ce l'ha infatti, sì, prima diceva, aveva fatto riferimento in realtà all'Alzheimer, ancora di più in casi, sì, no, in cui si ha a che fare una famiglia con una persona in coma, in stato vegetativo, cioè è tutta la famiglia che ha bisogno, certo, di cura, non solo ne dà, certo, ma, certo, ha bisogno di riceverne. Certo. Il senso della comunità è importante, ma occorre ricordare anche questo aspetto. Sì. Intanto veramente questi, prima si parlava di miracoli, i veri miracoli sono questi, quando dalla sofferenza noi riusciamo, qualcuno la chiama resilienza, a tirar fuori qualche cosa addirittura di buono, questi sono i veri miracoli. Qui diventa il miracolo della solidarietà, della presenza accanto ad altre persone che stanno vivendo la stessa tragedia che ha vissuto questa famiglia, perché poi il viso è molto solare, era solare il viso della Lucrezia e tutto, ma dietro c'è veramente, certo, un'elaborazione di senso, ma e non solo, di tutta questa vicenda che è molto impegnativa. La famiglia è sempre la grande vittima assieme al paziente in queste circostanze. Perché vittima? Perché noi sappiamo oggi in che situazioni sono le famiglie, da un punto di vista economico la fatica che fanno. A questo si deve aggiungere la gestione del dramma. E a questa gestione del dramma si deve aggiungere anche il diradarsi nel tempo, io l'ho visto tante volte, per esempio anche con gli anziani, il diradarsi nel tempo della presenza di chi precedentemente ci aiuta. Certo. Oggi poi che abbiamo famiglie che sono ferite, molte famiglie sono ferite, anche in numero dei componenti la famiglia è sempre più piccolo, e questo diventa ancora più, tutto questo diventa più difficile, diventa un problema. Allora lì mi viene da dire, concludo, ma la comunità cristiana deve venire fuori non tanto come supplenza, ma come una testimonianza di presenza laddove le ferite sono più grandi, perché questa è la prova, ci sta dicendo Papa Francesco continuamente, questa è la prova veramente che noi abbiamo incontrato il nostro Signore e Lui ci ha dato uno sguardo diverso verso i fratelli. Torna quel bisogno di accompagnamento che tanto, sì, sta a cuore anche a Don Arice, e, sì, tanto è importante, è proprio come una comunità,
è strutturato il reparto del centro Don Orione, siamo a Bergamo, gestito dal professor Guizzetti, che accoglie appunto pazienti in stato vegetativo. Il nostro Giorgio Brancia è andato ad intervistarlo e raccolto anche alcune testimonianze di familiari. Vediamo. Noi abbiamo avuto un'esperienza, se posso raccontarla, di una signora che è stata qua un po' di anni ed è successa una cosa incredibile, che questa signora, quando si è svegliata, ha detto: dite a Mario, che era suo marito, che io sono felice. E l'ha detto davanti alla, con presente la caposala mia. E questo qua ci ha spiazzato veramente tutti, come sta donna qua. La prima cosa che dice, la prima preoccupazione che ha avuto quando è riuscita a dire qualcosa, è dire al suo marito che lei era felice. Quindi in realtà noi non sappiamo niente di quello che vivono queste persone qua. Ecco, questo è il nostro reparto per persone in stato vegetativo. Costituito da 12 stanze doppie, sono 24 pazienti che sono qua ricoverati, vengono qua dopo aver avuto una grave lesione del cervello, una lesione cerebrale, e rimangono qua finché vivono praticamente. Ci sono sempre ricordi appesi alle pareti della vita precedente ad essere qua. Lui era uno sportivo, Mauro. Un decatleta era. Io quando ho iniziato a curare queste persone qua, ho detto: dobbiamo creare questi reparti e permetterli, e mettere qua queste persone e per curarle. E mi davo l'idea di mettere come un treno su un binario morto, dove non sarebbe successo più niente. In realtà poi abbiamo visto che anche dopo tanti anni dall'evento che ha determinato lo stato vegetativo, queste persone una qualche capacità di reazione ambientale la recuperano quasi tutti. Ripeto, non dobbiamo farci mettere in mente che queste persone qua una mattina si alzano dal letto e se ne vanno a casa. E sono 47 che lo conosco. L'ho conosciuto a 15 anni, mio marito. Io con Franco ci sto bene perché ringrazio il cammino che stiamo facendo. Può sembrare strano che uno dice, però questo cammino che sto facendo con mio marito mi ha fatto incontrare tante cose belle anche. Di non aver perso la mia fede, anzi si è rafforzata. Franco, cosa dice il dottore? Dice che dobbiamo andare via? No, tu devi andare via. Che devo andare via? Vuoi che vado via? Io chiudi gli occhi se vuoi che vado via. Sto qui con te, chiudi gli occhi forte, 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 forte. Bravo. Io ricordo quello che mi ha detto la mamma di una signora che abbiamo ancora qua, che parlando di sua figlia mi ha detto: è come se fosse rinato un'altra volta. Io oggi ce l'ho ancora qua in un modo totalmente diverso da come era, e magari anzi certamente da come desideravo, però lei è ancora qua ed è rinata un'altra persona, un'altra volta per me. Che è qui il 28 di ottobre, 10 anni, però che la cosa è successa va per gli 11 gennaio. Era incinta, l'8 gennaio è andata in coma alle 7 di mattina, all'1:30 del pomeriggio ha perso il bambino, esaminato il bambino, aveva gli ormoni contrari al suo fegato. Oltre al coma dell'8 gennaio, il 13 pomeriggio, un'emorragia cerebrale. Ho un buon rapporto. Lei, quando gli dico se ho fatto bene a venire, con gli occhi li alza sempre in alto. Quando gli dico che allora vado, mi dice di no. Resto, a malincuore no, ma mi fa penare, dice sì. E poi sorride. È una domanda che mi sono sentito rivolgere spesso: ma tu vorresti vivere se fossi in questa condizione? In realtà l'unica cosa che desidererei è trovare qualcuno che si prende cura di me. Quindi un ambiente che è capace di prendersi carico del mio bisogno, non solo fisico ma anche affettivo, emozionale.
Sono immagini forti, Don Carmine, sì. Quello che abbiamo appena visto, però quello che colpisce è che c'è tantissima vita in queste immagini. Sì, sì, c'è tanta vita perché il dono genera vita, il dono di sé genera vita, il dono di questi operatori, di questi familiari. In fondo noi siamo venuti al mondo perché abbiamo potuto crescere, perché qualcuno si è donato a noi. E questa legge della vita continua, il dono fa vivere. E poi a me pare proprio di vedere come negli occhi, per esempio, di questo direttore un continuo ricercare il senso del suo lavoro, un continuo ricercare il senso di quello che faceva, e la risposta che cosa è stata, quella che abbiamo sentito, no? Tu vorresti vivere se fossi nella sua situazione, io vorrei essere certo di avere qualcuno accanto a me. Questo è importantissimo, questo è la accanto. Risposta, sì, è lo, questo stare accanto, questo quando si è tra la vita e la morte, quanto è questo importante. Questo stare accanto è fondamentale, perché lo stare accanto, la relazione, dice che noi siamo ancora preziosi per qualcuno. Il senso della pastorale della salute è solo questo, è mediare una parola del Vangelo che dice io ci sono. Ora questo io ci sono di Dio non arriva direttamente dal cielo, certo. Si aprono i cieli e si sente la voce dell'Eterno Padre. Arriva attraverso una mano che stringe un'altra mano, arriva attraverso una mano che ti imbocca se non riesci a mangiare. Ecco, noi quando abbiamo questa certezza di avere ancora valore per qualcuno, noi non chiederemo mai la morte, non vorremmo mai la morte, perché la nostra vita ha ancora un senso. Quando invece viene negata questa relazione, allora si creano delle società che sono crudeli e disumane, che generano morte. De Nigris, lo scorso 7 ottobre si è celebrata la seconda giornata europea dei risvegli, un appuntamento a cui lei tiene molto. Qual è lo scopo di questa giornata? Beh, la giornata è nazionale da 18 anni, la seconda europea, coinvolge 9 paesi europei nel quale abbiamo diffuso le buone pratiche sul coma e questo progetto Lucas, che è un progetto condiviso da tanti paesi e da tante realtà, è coordinato da Futura, il CSI, il Centro Sportivo Italiano, ed è importante perché noi diamo una giornata per far capire che questo tema del coma, dello stato vegetativo, è un tema che interessa tutta la comunità. Le famiglie sono fragili, sono anche molto frammentate, oggi le famiglie non sono più quelle di origine, sono molto delle tribù molto complesse. Noi dobbiamo essere vicini a loro, possiamo farlo però soltanto se il mondo delle associazioni che noi presidiamo, ma il mondo delle istituzioni, penso al Ministero della Salute, penso a tutti i tavoli che noi abbiamo creato e che abbiamo condiviso con altre persone, possano far sì che le linee guida su queste persone vengano applicate. Oggi noi abbiamo purtroppo ancora la discrepanza che ci sono cittadini di serie A che magari vivono in Emilia o in Lombardia, regioni virtuose, e cittadini di serie B in altre regioni. Dobbiamo essere molto capaci di condividere questo e parlare a tutti, perché è vero, come diceva, che il tema della famiglia è un tema molto importante. È anche vero però che questa condizione è una condizione di normalità che molte strutture riescono a condividere e molti sistemi sanitari riescono a curare. Ecco, le strutture, questo è un altro punto importante che lei ha vissuto anche sulla sua pelle, no? Quando Luca ha dovuto cercare, trovare... Era il 98, una situazione molto ben diversa. Cerchiamo di capire quanto è cambiata da quel 98. Tra poco torneremo da lei, ma prima andiamo a Milano dalla collega dell'inchiesta Lidia Baratta, che si occupa di sanità. Benvenuta Lidia. Grazie, buon pomeriggio. Allora, questa è una situazione delicata, un tema delicato, quello delle strutture. Nel 98 De Nigris ci ha raccontato la sua esperienza. Oggi qualcosa è cambiato? Sicuramente sì. Dobbiamo arrivare al 2011. In conferenza unificata Stato-Regioni abbiamo stilato le linee guida nelle quali le regioni italiane sono state invitate, alle quali è stato raccomandato appunto di occuparsi dell'assistenza domiciliare integrata e nelle strutture extraospedaliere, oltre al fatto di dotarsi di speciali unità di accoglienza. Il problema è che le linee guida, insomma, sono un testo unico, ma le regioni sono tante, con diverse situazioni economiche soprattutto, quindi quello che ci troviamo davanti è una situazione a macchia di leopardo, sia per quanto riguarda i percorsi riabilitativi, sia per quanto riguarda proprio l'offerta di queste strutture e centri riabilitativi. Temo di intuire quali siano, dove si trovino queste macchie di leopardo, eh? Sì.
Esatto, c'è un abisso enorme tra nord e sud, basta pensare a un numero, il numero di centri riabilitativi in Lombardia è di circa 20 o poco più di 20, in Calabria o nelle Marche per esempio sono soltanto 2, in regioni come la Sicilia per esempio si trovano soltanto nella provincia di Messina o di Catania, questo fa comprendere come sia richiesto uno sforzo forte alle famiglie appunto nello spostamento da una provincia all'altra, oltre diciamo al contributo economico che viene dato da parte delle regioni. In Lombardia si arriva a un contributo economico fino a 1000 euro al mese per l'assistenza domiciliare, in Basilicata per esempio si parla di 500 euro. Ecco, quindi vediamo che ci sono cittadini di serie A e di serie B di cui parlava poco fa De Nigris. Eppure sono tante le persone che ogni anno hanno bisogno di ospedalizzazione e di cure. Quante? Allora, si calcola che siano circa 3.000 oggi in Italia le persone in stato vegetativo, non c'è diciamo, uno studio esatto su questi numeri, questo già insomma, ci fa capire quanta attenzione ci sia rispetto a queste realtà. Non si conosce per esempio il dato delle persone in stato di minima coscienza, si stima che siano circa 10.000. È una realtà che appunto esiste e che per la maggior parte dei casi grava sulle famiglie come voi avete raccontato, quindi l'assistenza è sì. E questo è il punto di ricaduta, che dove mancano strutture tutto ricade sull'assistenza familiare, con relativi costi immagino. L'assistenza infatti, esatto, l'assistenza deve essere fatta diciamo sia ai pazienti sia alle famiglie. Si stima che una famiglia può arrivare a spendere fino a 3.500 euro al mese, che è un impatto economico importante, anche perché se si pensa che c'è oltre la metà delle famiglie che impiega oltre 3 ore al giorno nella cura dei propri familiari. Questo significa un impiego anche notevole di tempo, ci sono persone che arrivano appunto a modificare completamente la loro vita o a licenziarsi addirittura. Quindi le difficoltà sono sia emotive sia appunto economiche delle famiglie. Ecco, De Nigris, che cosa ne pensa? No, che cosa aggiungiamo a questo quadro? È molto ben documentata. Il problema è proprio questo, è che c'è una rete di associazione, c'è una rete di volontariato, c'è una discrepanza tra governo e regioni, per le quali quelle linee guida che sono state recepite non vengono poi applicate in tutti i territori. Emilia Romagna, per esempio, è un'eccellenza. È un'eccellenza di questo sistema alla comunità che dovrebbe essere diffuso in tutto il territorio nazionale. Però voglio dire una cosa alle famiglie che ci stanno ascoltando ora, che non devono assolutamente avere sudditanza psicologica rispetto alle strutture in cui sono e far sentire la propria voce sia per richiedere diritti e assistenza sia anche per rivolgersi a associazioni, istituzioni che possono in qualche modo garantire la vita di queste persone, che è una vita assolutamente normale. Io ripeto, quando noi vediamo delle immagini di persone attaccate alle macchine, non è la verità, cioè se queste persone possono respirare autonomamente hanno una grave compromissione della coscienza, ma vi garantisco che hanno una vita di relazione anche laddove non c'è un risveglio assolutamente normale e anche di grande felicità per chi li accompagna. Senta De Nigris, per dare insomma, anche conto di un luogo, di un istituto insomma, dove quel senso di comunità riesce a sopravvivere, dove ci si preoccupa della riabilitazione, la Casa dei Risvegli, di quale fondi attualmente può usufruire e poi il paziente paga, non paga nulla? No, la struttura è una struttura pubblica delle aziende OSL di Bologna, alla quale gli amici di Lugo danno il loro contributo nel sostegno delle spese delle professionisti non sanitari e tutto il mondo del volontariato, che non è un costo in termini economici ma è un costo in termini di risorse ovviamente. Da questo punto di vista il sistema è molto ben collaudato, anche da noi ci sono elementi di criticità, di negoziazione, di conflitti, certo, ovviamente come normalmente tutte le parti, però abbiamo questo percorso molto aperto perché le famiglie possono stare, possono essere attori, possono partecipare, possono convivere con il proprio caro se vogliono, perché c'è un letto anche per la persona in un modulo abitativo. Questa idea del modulo abitativo, un'idea della famiglia, che in qualche modo pur nel momento della malattia e della sofferenza non viene negato il loro tempo, il loro ritmo e la loro condizione di vita. Io trovo che questo sia applicabile in tutti gli ospedali italiani. È un modello, che, è un modello che potrebbe essere esportato un po' dappertutto. Senta De Nigris, da quell'inaugurazione sono passati 12 anni. 12 anni, sì. Che cosa la rende felice del lavoro che ha svolto in questi 12 anni insieme a sua moglie Maria?
Beh, intanto che Luca vivrà anche oltre noi, quindi che il messaggio della sua scomparsa è un messaggio di vita per tante persone che vivono in quella condizione. Che ci sia questo bellissimo centro di eccellenza, che il centro possa svilupparsi con le attività di ricerca che anche il dottor Roberto Piperno, che è poi il curatore, porta in campo, perché la ricerca è una delle grandi speranze del futuro, ma ci vogliono anche molti fondi. E un appello che noi vogliamo fare è appunto al Ministero della Salute, alle regioni in generale, perché tengano in considerazione questa condizione, un po' come la SLA che gode anche di molti altri benefici, ma non bisogna fare la guerra delle patologie, certo, ma bisogna far sì che queste persone vengano accolte non soltanto quando si parla di risveglio, non soltanto quando si parla di malasanità, ma quando si parla della loro vita, una vita quotidiana dove non ci sono riflettori, ma c'è soltanto la vita, come abbiamo visto la Lucrezia o la Giuliana, che è una vita giorno per giorno fatta di piccoli passi, di tante difficoltà e anche di tante belle cose. E noi ci prestiamo volentieri, come siamo noi, a veicolare questo messaggio. In conclusione, Don Carmine, vorrei che lei ci aiutasse proprio a mettere una parola definitiva, a focalizzare bene il senso di questa necessaria attenzione di cui abbiamo parlato fin qui nei confronti di chi vive uno stato di coma o uno stato vegetativo. Beh, intanto volevo sottolineare una questione. La povertà sanitaria delle regioni del sud è veramente drammatica. Noi abbiamo avuto la riforma del titolo V della Costituzione che ha portato ad avere 20 sanità in Italia. E dobbiamo prendere coscienza di questo. Ma queste 20 sanità significa avere nelle regioni del sud in particolare una carenza di servizi che è impressionante. E le persone che vivono laggiù hanno la stessa dignità di quelle che vivono al nord. Ahimè, per onestà devo dire che anche gli stessi centri di ispirazione cristiana, ospedali cattolici, chiamiamoli così, sono soprattutto al nord, dove le condizioni economiche sono più favorevoli. Quindi questo per la comunità cristiana è un tema importante. Io penso che loro ci dicano, per concludere come mi chiedeva, una cosa importante: dobbiamo cambiare la prospettiva. Noi abbiamo a volte dei parametri generali che vogliamo applicare a tutti i casi e dire una qualità di vita alta è questa qui, la vita per essere vissuta con dignità deve essere fatta così. Loro ci insegnano qualche cosa di molto più profondo, cioè la ricerca del bene concretamente possibile per quella persona nel suo contesto relazionale. Allora questo è molto più impegnativo per la comunità, però questo è molto più dignitoso e molto più umano e rende la nostra società veramente una società meno crudele, meno disumana. Grazie a Don Carmine Arice, grazie a Fulvio De Nigris, grazie a Lidia Baratta per il suo prezioso contributo da Milano. Allora, noi ci fermiamo per una breve pausa, poi torna qui l'albero del bene comune. Fiorisce con una storia, vi porteremo in un comune, in un svelo dove si trova, dove c'è un sindaco, un'intera cittadinanza che si rimboccano le maniche per trovare soluzioni tante a tante difficoltà. A tra poco!